Rassegna stampa di oggi, 20 aprile 2018. Questa è la seconda edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saius e Pianeta Oggi TV. Trattativa Stato-mafia, sentenza storica, Mori e Dell'Utri condannati a 12 anni, 8 anni a Giuseppe Del Donno, 7 minuti e 50 secondi. Tanto ci ha impiegato il giudice Alfredo Montalto per dire che non solo la trattativa tra Cosa Nostra e i pezzi dello Stato c'è stata, ma che ad averla fatta sono stati i boss mafiosi, tre alti ufficiali dei carabinieri e il fondatore di Forza Italia. È una sentenza che riscrive la storia della fine della prima repubblica e l'inizio della seconda, quella emessa dalla Corte di Assisi di Palermo. L'ex ministro Landolfi, come Roberto Spada, intervistato sui vitalizi, prende a schiaffi il giornalista di La Sette. È avvenuto ieri in pieno centro a Roma. L'aggressione da parte dell'ex ministro, ex Movimento Sociale, poi Alleanza Nazionale, Mario Landolfi, ai danni di Danilo Lupo, inviato di La Sette per Non è l'arena, di Massimo Giletti, che stava realizzando interviste sul tema dei vitalizi ai politici. Berlusconi bombarda centrodestra e trattative di governo. Il Movimento 5 Stelle è un pericolo come i comunisti, intesa col PD, dice il leader di Forza Italia, si scrolla di dosso Salvini e Meloni. Ho seguito il loro volere, i miei grillini sono inefficienti, sono il partito dei disoccupati. Gli italiani hanno votato male, sono disoccupato. Sulla democrazia il Partito Democratico è avanti anni luce. Amministratori sotto tiro dalla Campania alla Lombardia, aumenta il numero di minacce e violenze, una ogni 16 ore. Il rapporto presentato da Avviso Pubblico registra 537 atti intimidatori nel 2017, un aumento del 153% rispetto al 2011, più della metà al sud e nelle isole, ma un'impennata si è verificata anche nella provincia di Milano. Incendi, lettere e aggressioni compiuti sempre più spesso da cittadini comuni anche attraverso i social network. Insegnanti donne in pensione prima degli uomini, per legge il giudice condanna il MIUR per discriminazione. Nel 2014 due docenti abruzzesi di 65 anni avevano chiesto di rimanere in servizio per totalizzare più contributi, pur avendo raggiunto l'età per il trattamento anticipato di vecchiaia. Prima erano state autorizzate, poi la marcia indietro a causa del decreto legge 90/2014 del governo Renzi, ma i docenti uomini, per i quali i requisiti sono più alti, avevano potuto restare in aula anche oltre i 65 anni. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saius e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.